Arrestati due scafisti del barcone affondato al largo della Libia. Sono un tunisino ed un siriano che erano tra i superstiti. Secondo la procura, sulla carretta del mare c'erano circa 850 persone. Sarebbe stato un urto, con il mercantile portoghese giunto in aiuto a provocare l'agitazione a bordo ed il conseguente ribaltamento della imbarcazione. Proseguono intanto gli arrivi. Nelle ultime 24 ore oltre 600 i migranti tratti in salvo. All'ultima tragedia del mare l'Europa risponde convocando un vertice straordinario giovedì a Bruxelles. Si ipotizzano, come chiede l'Italia, azioni mirate contro gli scafisti, un rafforzamento dell'operazione Triton e l'organizzazione di centri di accoglienza nei paesi di origine. Ma come e con quali mezzi e risorse, tutto da decidere. Nel PD esplode l'ira dei dissidenti dopo la sostituzione di 10 di loro in Commissione Affari Costituzionali che sta esaminando l'Italicum. Cuperlo ribadisce che un ricorso alla fiducia sulla legge elettorale metterebbe a rischio la legislatura. Con il voto segreto, rilancia Rosi Bindi, si potrebbe ripetere l'episodio dei 101 contro Prodi. E dopo le polemiche del Movimento 5 Stelle e Sella, anche Brunetta annuncia l'Aventino. Forza Italia abbandona i lavori, Guerini da opposizioni, volontà di strumentalizzare. Prematuro dare per acquisito il tesoretto da 1,6 miliardi di euro e volerlo impiegare, come annunciato dal governo, per dare un po' di ossigeno alle fasce più deboli. A sostenerlo questa mattina in Parlamento Giuseppe Pisauro, presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il supercontrollore dei conti pubblici. E perplessità arrivano anche da Banca Italia, una cifra modesta, meglio destinarla all'equilibrio della finanza pubblica. Sempre in bilico il futuro della Grecia, secondo il presidente della Commissione europea Juncker, Atene non collabora come dovrebbe, ma il rischio di default è da escludere al 100%, anche se aggiunge siamo pronti a qualsiasi evento. Intanto gli enti locali greci protestano vivacemente dopo la decisione di Tsipras di togliere per decreto i fondi delle loro casse. Buongiorno dal telegiornale della 7, benvenuti a questa edizione del TG. In primissimo piano ancora la tragedia del mare che ha segnato il fine settimana. Sono stati arrestati due scafisti, a riconoscerli alcuni dei superstiti, ed intanto l'annuncio del ministro Alfano e anche la stima di 850 immigrati a bordo del barcone, mentre proseguono incessanti anche altri arrivi di immigrati. Quando i poliziotti sono saliti a bordo si è subito capito che dalla Gregoretti non sarebbero scesi solo migranti a caccia di speranza. Tra i 27 sopravvissuti arrivati ieri notte a Catania c'erano infatti anche due mercanti di esseri umani, due presunti scafisti, subito arrestati e portati in carcere. Davanti a decine di telecamere arrivate da tutto il mondo, lo dice il ministro Delrio, che era lì. Come vedete la lotta ai trafficanti di morte continua e lo Stato italiano non darà tregua. In manette sono finiti un siriano e il comandante del barcone, un 27enne tunisino. Sono accusati di naufragio, omicidio colposo plurimo e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. A incastrarli sono stati gli stessi sopravvissuti. Passano le ore e i loro racconti aggiungono nuovi particolari a quello che è successo al largo delle coste libiche. Sarebbero state 850 le persone a bordo di quel barcone. Chi ce l'ha fatta ha detto anche che lo scafista tunisino avrebbe fatto una manovra azzardata che ha provocato un urto contro il mercantile portoghese arrivato in soccorso. Poi, come conferma anche il capo della procura di Catania, Giovanni Salvi, i migranti si sarebbero tutti spostati dalla stessa parte e il barcone è colato a picco. Racconti drammatici quelli dei sopravvissuti, fatti anche al presidente della Croce Rossa che li ha accolti. Ripetevano in maniera quasi ossessiva, quei pochi con cui sono potuto parlare, il fatto che erano in tanti sulla barca, e la cosa che mi ha colpito era il racconto sul livello di violenze che hanno subito in Libia e su come poi siano stati spinti a forza sul barcone. Cioè, mi raccontava uno di loro come non ci sia più possibilità di cambiare idea nel momento in cui si entra in Libia. Gli extracomunitari, dopo un primo controllo medico, sono stati portati nel centro di prima accoglienza di Mineo. Solo uno è stato ricoverato e poi dimesso. Per loro l'inferno è finito. Mentre la Guardia Costiera in queste ore sta continuando a ricevere richieste di aiuto, centinaia di persone in fuga dai loro paesi ancora sono in pericolo.
E dopo l'ultima tragedia del mare, l'Europa si prepara ad affrontare l'emergenza ormai sempre più strutturale, dunque meno emergenziale, ma proprio dato di fatto della nostra quotidianità degli arrivi e degli sbarchi di immigrati. Giovedì a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo straordinario. Più mezzi per Triton, anzi il raddoppio della dotazione operativa e un'azione mirata contro i barconi dei trafficanti di esseri umani prima che possano prendere il mare. Sono i primi due punti quelli più concreti del piano che l'Europa sembra finalmente pronta a partorire giovedì nel Consiglio straordinario chiesto a gran voce dall'Italia. I fondi per la missione internazionale di sorveglianza che ha sostituito Mare Nostrum dovrebbero essere anche aumentati e soprattutto dovrebbe essere estesa la sua area di operatività, non più limitata a 30 miglia dalle coste. Bruxelles sta studiando inoltre un intervento che permetta di catturare e distruggere le imbarcazioni usate dai trafficanti, anche se, ha fatto notare Federica Mogherini, per questo punto sarebbe necessario l'ok dell'ONU. Nel piano messo a punto dal commissario europeo Avramopoulos ci sono una serie di altre misure per combattere le stragi in mare, maggiore coordinazione tra le polizie e l'intelligence dei vari paesi, magari da supportare con l'uso di droni per individuare per tempo le barche pronte a partire. Poi la presenza di un ufficio UE di supporto per l'analisi delle richieste di asilo in Italia e in Grecia. Il tentativo di coinvolgere i paesi confinanti con la Libia per creare sul loro territorio centri di accoglienza e smistamento. Un rimpatrio rapido per gli irregolari, un progetto pilota per la ricollocazione dei migranti in altri paesi europei. Ma anche maggiore puntualità da parte italiana nel prendere le impronte digitali degli immigrati che arrivano da noi, per evitare che finiscano poi clandestinamente in altri paesi. Il piano dunque c'è, bisogna vedere quale sarà stavolta la volontà di applicarlo, perché qualcosa di simile fu deciso anche dopo la tragedia di Lampedusa nel 2013. E poi soprattutto l'Italia punta a portare sul tavolo dei 28 il problema che sta a monte del precipitare della situazione in questi giorni. La Libia ormai uno stato senza controllo, ma questa volta almeno le dichiarazioni sembrano concordi. Non si può continuare così, ha detto il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Fare di più è un dovere, gli ha fatto eco la cancelliera Merkel. Il premier britannico David Cameron ha annunciato che interromperà la campagna elettorale, si vota il 7 maggio, per essere presente di persona al vertice straordinario. E il ministro degli esteri francese Fabius è rientrato precipitosamente da Washington. E le operazioni di sequestro e distruzione delle imbarcazioni utilizzate dagli scafisti per trasportare migranti verso l'Europa dovranno essere condotte attraverso una missione militare e civile dell'Unione Europea. Tra le ipotesi in campo è quanto è stato messo a punto anche a suo tempo per combattere il fenomeno della pirateria nelle acque del Corno d'Africa. Guerra agli scafisti, blocco navale, un'operazione di polizia internazionale e adesso il modello Somalia. Nella lista degli interventi possibili contro la tragedia del traffico assassino di migranti dalla Libia da ieri è comparsa, evocata da più voci, anche l'ipotesi di una replica di quanto è stato messo in campo per combattere i pirati nelle acque del Corno d'Africa. I primi episodi risalgono agli inizi degli anni 90 con l'avvio della guerra civile e la scomparsa di un'autorità centrale a Mogadiscio, ma è a partire dal 2008 con la richiesta formale di aiuto del governo di transizione somalo che cominciano le prime iniziative concrete per fermare le decine di attacchi alle navi cargo, causa diretta tra le richieste di riscatto e i danni economici collaterali di perdite plurimilionarie agli armatori. Interessi concreti, insomma, che spinsero l'ONU ad approvare varie risoluzioni per consentire ai diversi paesi, tramite accordi con il governo transitorio, di entrare nelle acque territoriali e agire contro i pirati. Stati Uniti, Francia, Russia si mossero per prime a difesa dei propri traffici navali, poi seguirono gli interventi coordinati su larga scala. L'operazione Ocean Shield è il contributo della NATO nel Corno d'Africa con ben due gruppi navali. La missione EUNAVFOR Atalanta è invece a guida il personale europeo, prorogata anche l'anno scorso, visti i successi ottenuti. L'Italia ha partecipato alle diverse operazioni con un cacciatorpediniere, le fregate Libeccio e Scirocco ed un pattugliatore della Marina Militare. Tutto questo sarebbe però possibile oggi davanti alla Libia. Si può dire che il diritto internazionale marittimo è nato quasi dall'esigenza di arginare proprio il problema degli assalti in mare. Ogni paese che con una propria nave da guerra blocca una nave pirata può arrestare i suoi membri e processarli nei suoi tribunali. Ma qui nascono i primi problemi. Il traffico di immigrazione illegale di esseri umani è altra cosa dalla pirateria. Nel caso libico non esiste ancora nessuna risoluzione ONU che
prevede accordi tra gli stati e il governo locale sullo sconfinamento nelle acque territoriali. Di più, in Libia oggi esistono almeno due esecutivi, a Tripoli e Tobruk, con quale trattare eventualmente? E poi come garantire l'incolumità dei migranti durante le azioni di contrasto che possono anche prevedere l'uso della forza? Sono tutte questioni da affrontare prima, aggiornando le regole del diritto marittimo. Contro i pirati somali, l'ONU, la NATO, l'Europa si mossero velocemente, ma una cosa è voler difendere gli interessi delle proprie flotte mercantili, altra le vite di migliaia di esseri umani in cerca di salvezza. Ed anche oggi il capo dello Stato, Sergio Mattarella, chiede uno sforzo in più per evitare nuove tragedie nel Mediterraneo. No. Bisogna fare di più per impedire queste stragi. Centinaia di profughi e di migranti sono morti ancora nel Mediterraneo. Siamo di fronte a tragedie sconvolgenti. Così anche oggi il capo dello Stato Mattarella richiama l'attenzione dell'Europa e dell'intera comunità internazionale ad intervenire al più presto. Parole che si affiancano a quelle del Premier Renzi, secondo cui il problema va risolto alla radice, in Libia. Non si possono fare né interventi di terra né il tanto evocato blocco navale in acque internazionali che, spiega, significherebbe affidare agli scafisti una sorta di servizio taxi. I riflettori sono dunque ora puntati sul Consiglio europeo di giovedì, dove Renzi intende ottenere impegni concreti per combattere quella che ha definito la piaga del nuovo schiavismo. Ma intanto le reazioni politiche continuano a tenere banco. La guerra in Libia è stata sbagliata, dice Daniela Santanchè, Forza Italia. Buttare giù Gheddafi in quel modo è stato un errore che non ha portato vantaggi alla popolazione. Tutta questa gente dove trova i soldi per pagare gli scafisti? Ho il sospetto che sono pagati per invaderci. Ma in prima linea resta ancora il leader della Lega, Matteo Salvini, che rilancia le accuse al governo. Renzi è un pericoloso incapace. Sulla sua coscienza pesano questi 700 morti, perché ha governato in Europa per 6 mesi senza pensare ai flussi dei clandestini. Un attacco frontale nei confronti del Premier, ma non solo. Salvini insiste: difendiamo i confini, soccorriamo chi va soccorso, ma impediamo lo sbarco di centinaia di migliaia di persone. L'Europa se ne frega, non più di un anno fa ha votato per la conferma del fatto che se arrivano in Italia restano in Italia. Lega all'attacco, mentre il governo e il PD puntano sul negoziato in Europa che consenta di dividere il peso degli sbarchi, malgrado i vincoli del Trattato di Dublino che impone l'accoglienza ai rifugiati al paese d'approdo. Forza Italia invece si smarca con l'appello di Berlusconi all'unità nazionale su questo tema e chiedendo a Renzi di riferire in Parlamento. Fratelli d'Italia chiede una missione europea per creare centri di accoglienza direttamente in Libia, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: trovare una soluzione per difendere le nostre coste. Ed è il ministro dell'Interno Alfano a rivolgere un appello all'Europa. Siamo passati a 1000 schiavisti scafisti arrestati. L'Europa o ci aiuta appoggiando un'azione militare mirata a fermarli o ci autorizzi a procedere. E veniamo alla riforma della legge elettorale. Dopo la sostituzione dei 10 dissidenti Dem e le polemiche del Movimento 5 Stelle Scelta Civica, anche Forza Italia annuncia che abbandonerà i lavori, anche SEL annuncia il suo Aventino. La fiducia sulla legge elettorale sarebbe una provocazione grave e inutile, e con lo scrutinio segreto altro che 101 franchi tiratori contro Prodi. Il giorno dopo la sostituzione dei 10 esponenti della minoranza Dem in Commissione Affari Costituzionali della Camera, perché non in linea sull'Italicum, le polemiche non si placano, anzi entrano nel vivo. Rosi Bindi, una degli epurati dall'ufficio di presidenza del gruppo PD, insieme tra gli altri a Bersani, Cuperlo e Dattore, si sfoga in un'intervista alla stampa. Senza giri di parole, pavente il rischio che il governo, in caso ponga la fiducia, possa poi non avere i numeri nel voto finale, che sarà scrutinio segreto. La scissione del PD sarà nelle cose. Se non verrà modificata, sarà la legge elettorale il vettore della creazione di un nuovo soggetto politico, avverte Bindi. Anche per Gianni Cuperlo la sostituzione di massa, seppur limitata alla discussione della legge elettorale, è un atto gravissimo e la fiducia un'ipotesi improponibile che porterebbe alla fine della legislatura.
L'ex presidente PD è stato protagonista questa mattina durante la trasmissione Coffee Break di uno scontro con il collega di partito Gennaro Migliore, secondo il quale non c'è stata nessuna forzatura per il rimpiazzo dei 10, visto che era stato lo stesso Cuperlo a suggerirlo nell'assemblea del gruppo. Cuperlo è intervenuto telefonicamente per chiarire che lui non ha mai chiesto di essere sostituito in commissione e che la legge elettorale deve essere approvata con il consenso di tutti. Corriamo seriamente il rischio, se non la certezza, di approvare la riforma della legge elettorale con la sola maggioranza che oggi sostiene il governo, neppure a ranghi completi e con un profondo dissenso dentro il Partito Democratico. Una legge che non renderà più solida e più matura la nostra democrazia, perché accentuerà il livello della tensione e del conflitto fuori e dentro il Parlamento. La reazione durissima arriva anche dalle opposizioni. Il Movimento 5 Stelle ha annunciato che abbandonerà i lavori della Commissione. Lo stesso faranno SEL e Forza Italia. Di fronte a questo atteggiamento del Partito Democratico, noi lasceremo al Partito Democratico tutta la responsabilità di approvarsi in commissione l'Italicum blindato. Dall'opposizione solo strumentalizzazioni, commenta il vice segretario del PD Lorenzo Guerini. Nessuno strappo invece da Scelta Civica, che pure ieri aveva ventilato l'Aventino. Tra poco in commissione iniziano invece le votazioni dei 95 emendamenti ammessi. Le tensioni si ripresenteranno in aula, dove il rischio di un asse tra minoranza, Dem e opposizioni è alto, anche se sul fronte renziano si respira un'aria ottimista. Ettore Rosato, vicepresidente dei deputati, si dice sicuro che sulla legge elettorale i numeri ci sono e che il voto segreto non presenterà sorprese negative. Anche sull'eventuale spaccatura del PD è positivo. Non c'è nessuna scissione nell'aria, siamo molto più uniti di quel che sembra. Sul piano economico del governo, in particolare sulla destinazione d'uso del cosiddetto tesoretto da 1,6 miliardi di euro, arrivano le perplessità dell'Ufficio parlamentare di bilancio e anche della Banca d'Italia. È presto per parlare di tesoretto, perché non esiste ancora. È una sonora bocciatura, più che un invito alla prudenza, quello che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha rivolto stamani a Palazzo Chigi durante le audizioni sul DEF. Per l'organismo indipendente, un super controllore dei conti pubblici, nato l'anno scorso per analizzare le previsioni governative su economia e finanza e valutare il rispetto delle regole di bilancio europee, quel 1,6 miliardi individuato nel DEF da Palazzo Chigi e che Renzi vorrebbe utilizzare per aiutare le fasce più deboli della popolazione e allargare così la platea dei beneficiari del bonus da 80 euro, non è ancora nelle casse dello Stato. Perciò è il giudizio dell'organismo, è prematuro in questa fase dell'anno pensare di utilizzare risorse reputandole già acquisite. Sono ancora molte le variabili del quadro economico internazionale e anche ad esempio una piccola deviazione dalle previsioni dei tassi di interesse potrebbe allontanare il nostro Paese dagli obiettivi di bilancio. A queste parole hanno fatto sponda quelle di Banca Italia, più morbide ma che chiedono comunque maggiore cautela. Per Via Nazionale lo scenario economico previsto dal governo per il biennio 2015-2016 è plausibile. I miglioramenti della fiducia e i segnali di ripresa economica ci sono, ma non sono ancora consolidati. Vanno ancora attuate in fretta le misure previste dalla riforma del mercato del lavoro e rese certe le tasse sulla casa. Bene il calo dell'IRAP, ok gli 80 euro ai dipendenti con redditi medio-bassi e gli sconti INPS per le nuove assunzioni fanno crescere di 5 miliardi di euro, un terzo di punto percentuale, il nostro PIL. Ma i rischi a breve termine persistono, in primis quelli che derivano dall'incertezza sulla Grecia. Per la Banca d'Italia, dall'altra sponda dell'Adriatico, potrebbe arrivare un'altra bufera finanziaria, tale da mettere a repentaglio l'equilibrio dei nostri conti pubblici. Ecco il suggerimento di Via Nazionale, quel tesoretto forse è meglio destinarlo all'abbassamento del nostro debito pubblico, in crescita e pari al 132% del PIL, come certificato oggi dall'Eurostat. La questione del debito greco continua a preoccupare seriamente l'Europa. Il governo Tsipras, per fare fronte all'emergenza di liquidità, requisisce il denaro degli enti pubblici. Siamo pronti a qualsiasi evento, ma escludo al 100% una Grexit. Parola di Jean-Claude Juncker. Per il presidente della Commissione europea la Grecia non fallirà, ma Atene dovrebbe garantire a Bruxelles maggiore chiarezza e collaborazione. C'è ancora molta strada da fare, negli ultimi giorni i negoziati vanno nella giusta direzione, ma, avverte, è inaccettabile che al nostro team inviato ad Atene non sia permesso addirittura di entrare nei ministeri.
Insomma, Atene fa la difficile, ma il tempo stringe e, visto che nelle casse nazionali gli euro scarseggiano, ieri il governo Tsipras ha imposto agli enti pubblici di depositare il denaro di cui dispongono in un conto unico presso la banca centrale greca, suscitando una massiccia ondata di proteste dei sindaci. Con i soldi ricevuti, l'Istituto di Credito Nazionale effettuerà operazioni pronti contro termine, da cui conta di ricavare denaro fresco per restituire parte della rata del prestito ricevuto dal Fondo Monetario, 800 milioni in scadenza il 12 maggio. Per arrivare pronti a quella data sono stati fissati due eurogruppi. Il primo, informale, venerdì prossimo a Riga in Lettonia, per fare il punto della situazione. Il secondo, formale, l'11 maggio a Bruxelles, per chiudere la partita. La coperta però è corta. Entro fine mese servono altri 2 miliardi per pagare salari, stipendi e pensioni proprio al settore pubblico. E lo sarà ancora di più se, come scrivono oggi i quotidiani di Atene, l'esecutivo congelerà, come promesso in campagna elettorale, i previsti tagli alle pensioni principali e integrative, oltre a liquidazioni e bonus forfettari attraverso una serie di emendamenti che il viceministro della sicurezza sociale Stratulis è pronto a presentare in Parlamento. Una mossa voluta dal premier Tsipras che va nella direzione opposta agli impegni assunti con i creditori internazionali, leggi Troika, dal governo precedente, quello cioè guidato da Samaras. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, la Banca Centrale Europea starebbe valutando una misura per limitare l'afflusso di liquidità d'emergenza alle banche greche. Un provvedimento non ancora discusso dal Consiglio direttivo, che potrebbe essere valutato se Atene non raggiungerà l'accordo con l'Eurogruppo per sbloccare gli aiuti. Tra poco, sempre ad Atene, il numero uno del colosso russo del gas Gazprom, Alexei Miller, incontrerà Tsipras per far diventare la Repubblica Ellenica il terminale del futuro gasdotto russo-turco Turkish Stream. Un accordo commerciale con Mosca potrebbe ridare fiato alle finanze greche. Nella prima sentenza a suo carico, il deposto presidente egiziano Mohamed Morsi è stato condannato dalla Corte d'Assise del Cairo a 20 anni di carcere in un processo per la morte di manifestanti che protestavano a dicembre 2012 contro un suo decreto. La sentenza è appellabile, ma Morsi è detenuto anche per altri processi. Una corte egiziana stamani ha condannato l'ex presidente Mohamed Morsi a 20 anni di prigione per violenza e intimidazione, per aver ordinato l'arresto e la tortura di manifestanti quando era ancora in carica. E questo è il primo verdetto a cui comunque potrà ricorrere in appello a conclusione di uno dei tanti processi a suo carico. La condanna è stata una sorpresa, poiché Morsi rischiava la pena di morte. Lui e altri 14 figure apicali della fratellanza musulmana hanno infatti evitato accuse più gravi, condannati in Egitto con la pena capitale. L'incitamento all'uccisione di un giornalista e di una decina di manifestanti nel dicembre 2012 durante l'assalto a Palazzo Ittihadeya. Si trattava di una contestazione per la riforma costituzionale di stampo islamista, allora varata da Morsi con decreto presidenziale. La pena di morte per l'ex esponente dei Fratelli Musulmani comunque potrebbe ancora arrivare da altri due processi in cui la sentenza è attesa per il 16 maggio, tra cui quello in cui è accusato di spionaggio a favore di potenze straniere. Al momento della sentenza l'ex presidente e gli altri imputati hanno alzato la mano mostrando quattro dita, simbolo del sit-in dei Fratelli Musulmani a Rabah al-Adawiyah, sgomberato nel sangue dall'esercito nell'agosto 2013. Il suo processo è stato una farsa della giustizia, scritta e controllata dal governo e non supportata da alcuna prova, ha detto da Istanbul Hamd Darag, ex ministro del governo Morsi. Le autorità vogliono far passare una sentenza all'ergastolo per democrazia in Egitto. Morsi, ricordiamo, fu deposto dall'allora generale al-Sisi nel luglio 2013 in seguito a manifestazioni di massa contro le sue politiche di stampo islamista e per l'incapacità ad affrontare la crisi economica del paese. Dal momento della sua uscita di scena i generali hanno bandito il partito dei Fratelli Musulmani che l'aveva portato alla massima carica con libere elezioni. Migliaia di membri della fratellanza sono ancora in prigione e attendono il processo. Giusto ieri una corte ne ha condannati a morte 22 per l'attacco ad una stazione di polizia al Cairo. Calcio, Coppa Europea, settimana decisiva per Juventus, Fiorentina e Napoli. Inizieranno domani sera i bianconeri attesi dalla sfida in casa del Monaco, valida per l'accesso alle semifinali di Champions League.
Il calcio italiano si appresta a vivere una settimana decisiva per i destini presenti e futuri di Juventus, Fiorentina e Napoli nelle coppe europee. Delle tre il turno di campionato ha riservato dispiaceri soltanto ai viola che, dopo aver sciupato diverse occasioni per il vantaggio, tra cui un rigore di Diamanti, procurato e poi parato da Rafael, sono stati beffati in casa da un Verona in gol all'89esimo. Una sconfitta figlia del massiccio turnover operato dal tecnico Montella in vista dell'impegno di giovedì con la Dinamo Kiev e valido per l'accesso alle semifinali finali di Europa League. I viola partiranno dal prezioso 1-1 conquistato all'andata, nella speranza però che la sconfitta di ieri non lasci segni nella squadra fischiata all'uscita dal campo. Il gol vittoria del marocchino Badi regala invece tre preziosissimi punti al Verona nella lotta a salvezza, che vede il Cagliari in situazione disperata dopo la pesante sconfitta interna col Napoli, che ha indotto Zdenek Zeman a rassegnare questa mattina le dimissioni. A proposito del Napoli, i partenopei non avranno alcun problema a ottenere il passaggio alle semifinali di Europa League, forti del 4-1 ottenuto in casa del Wolfsburg. Ma oggi è soprattutto la vigilia di Champions League per la Juventus. Domani, allo stadio Louis D di Monte Carlo, la squadra di Allegri andrà a caccia del visto per le semifinali. Contro il Monaco, vera rivelazione del torneo, si partirà dall'1-0 dell'andata, risultato che consentirà ai bianconeri di gestire la partita, seppur con le dovute cautele. Quasi certamente verrà confermata in attacco la coppia Tevez-Morata. Qualche problema potrebbe sorgere per Allegri a causa di una tonsillite accusata da Arturo Vidal. L'eventuale assenza del cileno darebbe via libera all'impiego di Pereira. Ma già stasera scenderanno in campo tre corazzate del calcio europeo. Nessun problema per il Barcellona, che al Camp Nou dovrà gestire il rassicurante 3-1 ottenuto una settimana fa in casa del Paris Saint-Germain. Più interessante la sfida in programma all'Allianz Arena, che vedrà il Bayern Monaco chiamato a ribaltare l'inatteso 3-1 subito all'andata dal Porto. Il tecnico dei lusitani, Lopetegui, è deciso a giocarsela senza tatticismi, mentre Pep Guardiola è convinto di ottenere un 2-0 che consentirebbe alla sua squadra il passaggio del turno. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, tra poco. Ultima ora, il Consiglio dei Ministri ha approvato tre decreti attuativi della delega fiscale, fatturazione elettronica, internazionalizzazione delle imprese e certezza del diritto per i rapporti tra contribuenti e fisco. Ne seguiranno altri entro metà giugno. Decreti che semplificano la vita del contribuente, questo è il commento del Ministro dell'Economia Padoan. Adesso ci fermiamo, la linea al TG Cronaca, alle ore 20 il telegiornale torna col direttore Enrico Mentana. Grazie per l'attenzione, arrivederci.